Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Amiche di unghie, bentornate in un nuovo video, benvenute e bentornate. Allora, questo video un'altra extension nails con le tip intere. Dunque, sto preparando l'unghia naturale, questa è un'unghia pulita, tra virgolette, senza nessun tipo di prodotto prima, quindi è un'unghia totalmente libera da qualsiasi prodotto e quindi con il sanding bands sto andando ad opacizzare la lamina ungueale. Utilizzo il sanding bands di grana fina, mi raccomando, grana se li trovate in giro 180-220, non più basse, non a grana più bassa perché è pericoloso, insomma, sono troppo abrasive e possono creare dei danni. Quindi vado ad opacizzare l'unghia naturale come faccio sempre con il cleaner, pulisco dalla polvere e nel frattempo deidrato anche l'unghia naturale perché il cleaner è a base di alcol isopropilico. E poi dopo aver messo la base, no, mi sembra che la base in questo caso l'ho messa dopo. Però comunque in un certo momento, dopo aver scelto le misure delle tip, vado a preparare le tip. Come vedete, quello che faccio sempre, opacizzo l'interno della tip e poi vado semplicemente a spolverare senza passare nessun tipo di liquido. Quindi vado semplicemente a spolverare. La spiegazione più dettagliata dell'opacizzazione dell'interno della tip è in tanti altri video che vi lascerò qui in alto a destra. Questa tip l'ho dovuta opacizzare con una punta diamante perché è piccolina e il sanding bands non mi entrava. Quindi quando abbiamo delle tip più piccole possiamo prendere una punta diamante e opacizzare l'interno della tip con una punta che entri dentro la tip. Quindi sto andando a mettere un primer acid free e poi andrò a mettere la base. In questo caso ho messo una base rubber come base. Come gel di base e con la stessa base andrò ad applicare, attaccare le tip. Per chi è nuova in questo metodo, queste tip che sto utilizzando ultimamente e negli ultimi video sono tip in gel scioglibile e non sono in plastica, ma sono in gel. Anche il gel è una specie di plastica, ma insomma sono un pochino più leggere rispetto alle tip invece in ABS, in plastica. E quindi dunque appunto sto mettendo la base rubber sull'unghia naturale, così mi fa da base, e poi vado a fare il processo di applicazione delle tip. Prima di quando la persona diciamo sta con le mani dentro alla lampada, vado a mettere del primer acid free all'interno della tip che ho prima preparato. Faccio questa cosa perché ho visto che mettendo il primer acid free che mi crea uno strato appiccicoso, aiuta meglio il gel ad aderire e insomma mi dà quella sicurezza in più che la tip non si possa staccare dal gel. Utilizzo questa lampadina torcia con la quale mi trovo tanto tanto bene. Questo è il mio metodo. Io praticamente la tengo fra i denti, questa torcia, e al momento giusto sparaflescio la luce sulla tip. Vi ripeto, nei video, tanti video che vi lascerò qui in alto a destra ci sono delle spiegazioni più dettagliate. Va bene, qui ho lasciato tutta l'applicazione di tutte e cinque le tip per farvi un po' vedere.
per farvi un po' vedere meglio. Quindi vedete che ho tutte e due le mani occupate e quindi non saprei come tenere la torcia, e quindi ho deciso di metterla tra i denti. È abbastanza piccola che insomma si può fare questa cosa, perlomeno io la faccio senza nessun tipo di problema o di vergogna, ecco, perché qualcuno mi ha detto: ma si può davanti alla cliente? Ma ragazze, insomma, fate un po' come credete, insomma, io non me li faccio sti problemi. Dunque, mi vedete, prima di mettere il gel all'interno della tip, mi vedete stringere la tip. Queste tip sono anche un po' pinzabili, nel senso che se vi risultano un po' troppo larghe, possiamo accentuare un pochino la curvatura C. In questo caso io lo vedete, adesso qui si vede bene, la sto stringendo un po' e tiene, cioè non tiene totalmente questa pinzatura che gli ho dato, però rimane leggermente più stretta. Queste unghie che sto trattando tendono ad essere un po' spalettanti e quindi hanno proprio bisogno di una guida e di una curva e di una curva C più pronunciata, e quindi sto facendo questa cosa. Queste sono delle mandorla, queste tip sono delle mandorla, non so che è successo qua, c'era un pezzo di video che non era, comunque queste tip sono mandorla e poi le andrò a trasformare in una coffin. Qui mi vedete fare questa cosa perché praticamente avevo messo troppo gel e prima di andare a polimerizzare con un pennello semplicemente sono andata a pettinare questo gel e a stenderlo su tutta la superficie inferiore. E quindi ecco, questo è il lavoro di questo video. E torno a ripetervi: se avete bisogno di stringerle perché magari vi risultano troppo larghe queste tip, tranquillamente queste tip in gel si possono stringere e ripeto, mantengono un pochino, cercano di ritornare nella loro posizione, però un pochino la mantengono la pinzatura, perché poi nel momento in cui andiamo a mettere il gel dentro, quello polimerizza e continua un pochino a far tenere la pinzatura. E va bene, questo è appunto, come vi dicevo, è tutto il processo. Queste sono le tip mandorla, i link alle tip, alla torcia eccetera stanno tutti giù nell'info box. E io ho ogni tanto prendo dei pacchi di tip in più, se qualcuno può interessare, sempre giù nell'info box c'è la mia email, mandatemi email, non scrivetemi messaggi privati perché me li perdo, invece via mail sta tutto là. E dicevo, a volte ho dei pacchi in più di tip e se vi interessa potete tranquillamente scrivermi. E questo è appunto l'ultimo dito. Queste sono le mandorla, sono abbastanza lunghe, sono delle mandorle abbastanza lunghe, anche se loro le chiamano mandorle medio, io le trovo abbastanza lunghe, e quindi dopo, nella fase di limatura, sono andata a trasformarle in una coffin. Ho semplicemente tagliato, qui lo vedete, ho semplicemente tagliato la punta e addrizzato un pochino i laterali per renderle più squadrate, e semplicemente ecco, ho fatto questa forma qua. Quindi non ho io ho anche le stiletto, però sarebbero state veramente troppo lunghe, avrei dovuto lavorare troppo, sprecare troppa tip, quindi se vi interessa io le prenderei, fossi in voi le prenderei tutte e due, sia le mandorle che le stiletto, perché tutte e due possono essere utili per fare varie cose. E quindi ecco, queste diventano una coffin perfetta, hanno la bombatura al posto giusto, non sono troppo bombate, insomma mi piacciono tantissimo queste tip. Quindi una volta fatto questo vado a pulire il giro cuticole con la mia puntina piccolina, che adesso vedrete tra un po'. Anche le punte le ho io, quindi vi ripeto di nuovo l'invito a mandarmi email se siete interessate a sapere sia delle tip che delle punte.
E niente, e questo è praticamente il lavoro che si fa con queste tip. Ho fatto molto velocemente, insomma, certamente ci si mette meno tempo che una ricostruzione, e quindi questo metodo a me piace molto. Eccola qua, la puntina piccolina cilindro che sto utilizzando già da qualche tempo mi aiuta tantissimo a pulire il giro cuticole, sia che utilizzo questo metodo, sia che utilizzo acrigel o gel. Questo è un passaggio che faccio sempre. E qui lo faccio per assottigliare ancora di più il giro cuticole, la tip nel giro cuticole, e se mi è uscito un pochino di prodotto lo vado a pulire, perché chiaramente il prodotto sulla pelle ci crea poi il sollevamento. E quindi faccio tutte e due le cose con questa punta, e quindi poi vado più sicura. E vi dico già che ho anche il video del refill di queste tip. Sono durate qualcosina in più di 4 settimane forse, e insomma va bene, lo vedrete nel video dopo di questo, il refill. Così tantissime ragazze mi chiedono se si può fare il refill con questo metodo, e appunto la risposta è assolutamente sì. Quindi se non sei iscritta al canale e ti può interessare questo metodo, il video eccetera, iscriviti, attiva la campanella così non ti perdi il prossimo video. Allora, dopo fatto questo vado ad opacizzare con un buffer. Solamente il buffer, ragazze, serve per opacizzare queste tip, non serve il sanding bands, la lima, solamente il buffer, perché se no andiamo a togliere troppa struttura alla tip. Sono già perfette così, sono calibrate le tip. E poi, prima di andare con il colore, ho pulito con il cleaner un'altra volta. Prima di andare a mettere il colore, metto una passata di primer acid free nel giro cuticole e anche su tutta l'unghia, per assicurarmi maggiore adesione del colore. Qui vedete che non lo sto mettendo su tutta l'unghia, a volte lo faccio, a volte no, ma vi devo dire che non ho nessun tipo di problema, il colore rimane attaccato molto bene alla tip. Se vi si stacca il colore dalla tip, forse non avete chiuso bene laterali e punta, bisogna stare molto molto attenti a fare questo passaggio. Oppure magari avete usato un buffer troppo consumato e quindi invece di andare ad opacizzare, ad aprire quei canali di adesione, siete andate invece ad allisciare ancora di più la superficie, e quindi anche uno dei motivi può essere quello. Il buffer in questa situazione non deve essere troppo troppo consumato, troppo liscio. Va bene, qui mi vedete tranquillamente passare a monocolore, appunto, questo colore blu. Praticamente il risultato finale è molto molto semplice, però volevo farvi vedere appunto l'applicazione delle tip. Quindi faccio la doppia passata di questo colore, di questo blu. E qui mi vedete con un pennello bagnato in acetone puro, ragazze, non acetone del supermercato ma acetone puro che potete trovare dal Ferramenta, e mi vedete pulire il giro cuticole dove vado a sporcare. Il blu, il nero sono dei colori un po' scomodi quando andiamo purtroppo a sporcare il giro cuticole, perché tendono a macchiare un po' la superficie. Con l'acetone riesco molto molto meglio a pulire che con il cleaner. Il cleaner non fa altro che espandermi la macchia, invece l'acetone funziona molto molto meglio per fare questa cosa. Con tutti i colori lo faccio, con tutte le tipologie di gel semipermanente. Se vado a sporcare pulisco con acetone, vedete qua di nuovo lo faccio. E va bene, poi nelle due unghie centrali, nel medio e nell'anulare, andrò a mettere
un occhi di gatto, un cat eye, un gel cat eye sempre sul blu. E quindi ecco, praticamente questo è, queste sono le unghie di questo video, molto molto semplici. Però vi ripeto, volevo farvi vedere l'applicazione. Anche qui sono andata a sporcare e con lo stesso pennellino imbevuto di acetone vado a pulire. Utilizzo questa calamita, questa che è un po' doppia, che ha anche la forma che fa la S, e quindi va bene, faccio questo, questo disegnino qui. Insomma, va bene, in alto a destra vi lascio un po' di video sempre con questo sistema di extension nails, press on nails, apre X nail, insomma i nomi sono svariati ma praticamente la sostanza dell'applicazione è la stessa, insomma il metodo è quello. E giù nell'info box vi lascio anche link di interesse, quindi andate a guardare anche l'info box. E questo è il risultato finale. Come già vi ho detto, aspettate il refill di queste unghiette, il prossimo video sarà il refill e questo è il risultato finale. Spero che vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. E regalami il solito like se è così. Ti mando un bacio grande grande. Qui vi faccio vedere di profilo come sono. A me piacciono tantissimo, piace tantissimo questa forma. E quindi niente, un bacio grande grande e ci vediamo alla prossima. Ciao!